accesa la telecamera? Sì, ho appena acceso, dimmi. Ok, allora è arrivato un pacco magico in ufficio perché ti è stato un progetto molto speciale. Ok. Quindi devi venire in ufficio a prenderlo, ma mentre vieni in ufficio ti devi riprendere. Va bene. Poi quando arrivi in ufficio capisci che cos'è. Va bene, arrivo subito. Ragazzo, stracurioso, anche perché mi ha detto un pacco magico, quindi non ho la minima idea di cosa potrebbe essere. Eccomi in ufficio, sono curiosissimo di vedere cosa avranno per me. Allora. Vieni, vieni. Allora, innanzitutto questo ti è arrivato da Hogwarts. Spettacolo. Vediamo un po'. Lego Harry Potter. Con Lego Harry Potter la magia entra nella tua casa. Caro signor Paraviaghi, siamo lieti di informarla che Lego ha deciso di regalare a lei e ad altri 5 babbani un giorno di magia. Ma scusa, babbani, vabbè. A sua discrezione avrà diritto ad utilizzare un solo incantesimo grazie al potere della minifigure di Harry Potter. La preghiamo di maneggiare con cura. Distinti saluti, Lego. E qui c'è tutto quello che ti è arrivato. E devo montarlo. Vai, montalo e divertiti. A questo qua lo monto subito. Il resto direi che lo monto a casa. Sono arrivato a casa, ero prontissimo a montare i Lego, ma mi sono accorto di aver dimenticato le chiavi, quindi voglio provare un'altra soluzione. Alo Mora. Grande, l'incantesimo ha funzionato, ora mi metto comodo e inizio a costruire. Eccoci qua, come vedete le minifigure le ho già montate, abbiamo Harry Potter, Edwige con la sua gabbia e il carrello, quindi direi di partire dal campo da Quidditch perché ho già sbirciato entrambe le costruzioni online e il campo è davvero fantastico. Sono le 15:29, quindi vediamo quanto tempo ci metto per costruire il campo da Quidditch. Spingiamo qua sui bottoni, uno alla volta perché ho solo un pollice funzionante e voilà, apriamo il nostro campo da Quidditch. Sono già in difficoltà, ho 3 sacchetti davanti, il numero 1, il numero 2 e il numero 3, ma solo 2 libretti con 1 e 2, quindi non so se esista un terzo. Direi di partire dal numero 1 e di aprire il sacchetto numero 1. Quanti pezzi! Direi di partire dai personaggi, logicamente, quindi andiamo a montarli. Mentre vi godete la costruzione dei Lego, ho deciso di raccontarvi alcune curiosità che probabilmente non sapete su Harry Potter. Faccio particolarmente fatica con questo pollice insensibile perché appunto non sentendo niente, gli oggetti piccoli è difficoltoso montarli. Daniel Radcliffe, l'interprete di Harry Potter, durante le riprese dei film ha provato ben 160 diversi paia di occhiali e pensate che durante le riprese del primo film ha sofferto addirittura di allergia agli occhiali. Guardate le mie prese alternative per non usare il pollice. Fred e George, i due fratelli di Ron, sono nati il 1° aprile, il giorno del pesce d'aprile. Coincidenze? Io non credo. Anche gli adesivi, ma che bello! Il primo adesivo, ragazzi, questo qua è un momento mistico, eh. Io da piccolo sbagliavo sempre e li attaccavo tutti storti. Adesso vediamo se riesco a redimermi. Dai, 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 dai. Non male, non male, non male direi, eh. Nel gioco Lego di Harry Potter, Voldemort è l'unico personaggio ad avere un naso. E così, ma guardate. Che figata si apre! Ma che spettacolo, Grifondoro! Guarda qua, ma non ci voglio credere, che bello! Nel 2006 venne scoperta tramite dei resti una nuova specie di dinosauro. Fu chiamato Dracorex Hogwarsia, che significa Dragon King of Hogwarts. Il nome venne scelto come tributo al mondo di Harry Potter e per la somiglianza di quest'essere con un drago. Prima torre fatta. Madonna, che spettacolo! La lascio qua da parte insieme alle due minifigure che avevamo già fatto. Momento dell'altra, sono carico, sono carico. Dovrebbe essere la stessa cosa, però verde. Quindi spero che sia più facile questa volta. So già i pezzi che devo mettere. Vediamo se riesco a farlo senza istruzioni. La vedo dura, però allora, base, poi ci voleva questo qua. Boom. Già all'inizio non me lo ricordavo, quindi partiamo bene, però sto riscoprendo veramente una passione, cioè sono contento di stare facendo questa cosa. Penso che quando avrò finito questi qua di Harry Potter ne comprerò altri per fare anche quelli. Pensate che nel 2014 7 nazioni hanno partecipato ai mondiali di Quidditch Babbano, che sono stati organizzati dall'International Quidditch Association. Ma che soddisfazione mettere gli adesivi nel modo corretto, è una cosa incredibile, tutti spaziati esattamente lo stesso millimetraggio dai bordi, è una cosa, so io sono un maniaco dell'ordine. Quindi questa cosa qua bisogna farla per forza. Pensavo mancasse un pezzo, mi ero un attimo impanicato, ma invece ero io che non lo vedevo. Fantastico, Ale, sul pezzo come sempre. Bada bam, bada... ho sbagliato.
Bam! 12 editori inglesi hanno rifiutato di pubblicare Harry Potter. Staranno ancora sbattendo la testa contro la scrivania per questo sbaglio colossale. Non trovo un pezzettino, ragazzi. Una torrettina singola grigia. Non so se l'ho perso o mancava o sono disattento e non lo vedo. Comunque proseguo, poi magari salterà fuori. Da quando Rupert Grint, ovvero Ron, ha potuto godere dei propri soldi, ha comprato tutto quello che le persone gli hanno detto che avrebbero acquistato se avessero vinto la lotteria. E parliamo di cose come un camioncino dei gelati, un hovercraft, un pedalò a forma di cigno e tante altre cose incredibili. L'attore che interpreta Neville Paciocca ha dichiarato ad un giornale che quando è andato a trovarlo a casa sua ha detto: Rupert, ma hai una pista di ghiaccio in casa? Intanto ho trovato il pezzo mancante di prima, quindi perfetto. Panchine, cioè sembrano delle panchine, io le chiamo panchine, ma ovviamente panchine non sono, perché su una torre di certo non ci vanno delle panchine. Michael Jackson sognava di trasformare Harry Potter in un musical, ma la sua idea fu rifiutata dalla Rowling. E voilà, anche la torre dei Serpeverde è conclusa. Guarda che bella, la metto di fianco quella di Grifondoro. Sto andando su un treno a fare queste prime due torri, ci ho messo solo 40 minuti. Però almeno dai, ora conosco il procedimento, quindi le prossime due dovrebbero essere un pochettino più veloci. Ma non ci credo! Guarda qua! I mantelli sono questi! Ma che spettacolo! Ecco il nostro Harry Potter. Madonna, ma che bello! Madonna, ma che bello! Dov'è la faccia di Harry? Eccola qua, con i suoi occhialetti, bello sorridente, bummete. Adesso gli diamo in mano la sua scopa e poi anche il boccino d'oro che dovrebbe essere qua in giro. Eccolo qua! E madonna, che spettacolo! Sbada col mio pollice storto, boom. Metto qua insieme alle altre minifigure che vegliano su di noi. Ora è il momento di fare, credo sia Malfoy, ma non voglio dire una cavolata, no, perché Malfoy è biondo, quindi uno di Serpeverde a caso, insomma, ma costruiamolo. Harry Potter è la seconda serie di libri per numero di vendite, 450 milioni di copie vendute in 10 anni. Solamente i 75 romanzi sul famoso commissario Maigret hanno fatto segnare risultati maggiori sommandoli. Comunque mi sono accorto che tenendo i pezzi dei sacchettini più piccoli separati da quelli del sacchetto grande faccio meno fatica, perché sono appunto i pezzi piccoli e i pezzi più grossi, so dove cercare e ci metto meno tempo. Gli animali impiegati nei film della saga sono stati ben 250, esclusi gli insetti. Solo per la lezione di trasfigurazione della professoressa McGranit sono stati usati 60 animali. L'ippopotamo è stato l'animale più grande presente in scena e un centopiedi il più piccolo. Le creature magiche inventate per i film sono state invece 200. La cosa fantastica è che ogni torre ha un segno che la contraddistingue. Questa qui ha il megafono, quella di Serpeverde aveva la fiamma, quella di Grifondoro la porta che si apre e si chiude. Sono curioso di vedere cosa avrà quella di Tasso Rosso. I tatuaggi potteriani hanno avuto grande successo e tra i più popolari c'è la cicatrice a forma di saetta sulla fronte. Mettiamo la bandiera e concludiamo anche questa terza torretta di Corvo Nero. L'autrice dei libri, J.K. Rowling, pretese che tutti gli attori fossero di nazionalità britannica o irlandese, perché Hogwarts è una scuola esclusivamente inglese. Le uniche eccezioni furono per la francese Clemence Posey nel ruolo di Fleur de la Cour e per il bulgaro Stanislav Janevski in quello di Viktor Krum, che sono infatti studenti di scuole di magia straniere. Nel frattempo mi si è anche scaricata l'altra videocamera, ma ero talmente fomentato a costruire che non me ne sono neanche accorto, quindi andiamo avanti con questa finché non finisco questa torre. La parola Muggle, ovvero babbano, è stata inserita nell'Oxford English Dictionary. Assurdo. L'ultima bandiera e voilà, completata anche la torre di Tasso Rosso. In questo caso l'elemento che la contraddistingue è questa specie di box che si apre e si chiude, penso, per far entrare la palla da 15. Procediamo con il manuale di istruzioni numero 2. Le bacchette usate sul set da Daniel Radcliffe sono state ben 70. Nelle pause di lavoro l'attore si divertiva a suonare la batteria e le rompeva. Raga, ma che figata! Guarda qua! Spara il coso, ma non ho parole. Non ho parole. Ma che bello. C'è scritto tenere fuori dalla portata degli occhi, perché cavolo, se ti parti in un occhio può far male. Non voglio provarci. Però figata. Che hit. Vorrei stare qua tutta la sera a far solo questo. Vabbè, lasciamolo da parte. È un'integrazione per la scopa del Serpeverde che va infilato qui. Per ora lo lasciamo qui in alto. Va che carina la coppa. Sembra quella lì del trofeo tre maghi. Lasciamo anche questa qua in alto. E pure il forziere. Madonna, ma che figata questa roba. Qua bisogna stare attenti che devo iniziare a fare i calcoli e se sbaglio è un casino poi, eh. Nei titoli di coda di Harry Potter e il calice di fuoco, che è uscito nel 2005, si legge la scritta: nessun drago è stato maltrattato durante la produzione di questo film. Mi sembra un po' ballerino questo pezzo, magari deve essere così, però non lo so, vediamo dopo. Ok, perfetto, vedi che va fissato con questi. Perché parlo prima del dovuto? Ale, lavora e dopo fai le tue considerazioni, no? Nell'agosto del 2012 la scrittrice per bambini J.K. Rowling ha ottenuto il permesso di costruire due casette sull'albero nel suo giardino.
In Gran Bretagna c'è chi grida allo scempio edilizio, ma la creatrice di Harry Potter ha ottenuto il permesso comunale. Così nel giardino della sua villa a Edimburgo spuntano due casette di lusso costruite a immagine di Hogwarts. Si tratta di due casette in legno a due piani, erette su due palafitte, collegate da un ponte e da un tunnel segreto. Un regalo per i due figli della scrittrice scozzese costate circa 300.000 euro. Guarda che iniziano a prendere vita i nostri anelli dove passeranno i bolidi e credo che questo qui serva apposta per sparare all'interno degli anelli. La cicatrice a forma di saetta è stata applicata con il trucco ben 5.800 volte, di cui solo 2.000 sulla fronte di Daniel, ovvero Harry Potter, mentre le altre 3.000 è stata messa sulle controfigure o sugli stuntmen. Un altro cannone, ragazzi, possiamo sparare altre cose oltre ai bolidi, questi, cioè, sono dei pezzi piccolissimi, quindi ho paura di perderli a lanciarli, ma so, è fighissimo queste robe qua, mi fomentano un casino, li lascio da parte, ma che li perdo, infatti ce ne hanno messi 6 perché hanno detto, se voi li sparate in giro, poi li perdete, ve ne mettiamo 6 almeno. Uno lo mettiamo qua dentro, così lo lasciamo bello carico e gli altri li mettiamo da parte. Attenzione perché siamo addirittura ad arrivo, ora mi fa attaccare le torri di Tasso Rosso e Corvo Nero a questo campo da Quidditch. Vediamo bene come attaccarle. Boom, una e attenzione, siamo per completare, bam, il nostro campo da 15. Devo fare qualcos'altro? No, è finito, incredibile. Mettiamo anche le altre due torrette, così abbiamo il setup completo. Guardate che bello. Con Serpe Verde qui, come vedete, possiamo muovere la fiamma. Con Tasso Rosso qua possiamo aprire e chiudere questo sportello che vi avevo mostrato prima. Con Corvo Nero abbiamo il megafono, quindi non si può fare niente di interattivo. E con Grifondoro possiamo aprire e chiudere la porta. Ovviamente non vi ho fatto vedere la cosa più bella, ovvero che qui si può mettere un personaggio e poi con la levetta qua dietro potete muoverlo davanti ad ogni cerchio per parare gli eventuali attacchi della squadra nemica. Ma direi di non perdere altro tempo e di buttarci nella costruzione del petalo picchiatore dell'esterno del castello di Hogwarts, perché per fare questo ci ho messo quasi 2 ore, ora sono le 5.25, quindi non immagino quanto ci metterò per fare questo. Madonna quanti sacchetti, sarà una lunga serata. Partiamo dall'1 giustamente, perché si parte dal primo, no? Direi che ora faccio partire un timelapse gigante, perché se mi fermo ogni 2 secondi a parlare verrebbe un video di 3 ore, non mi sembra il caso. Nel 2012 la Rowling ha utilizzato uno pseudonimo maschile, Robert Galbraith, per pubblicare un giallo, Il richiamo del cuculo. Solo nel luglio del 2013 è stato rivelato chi si celava dietro questo pseudonimo e Amazon ha dichiarato che le vendite del libro sono aumentate di circa il 500.000% solo nella mattina dopo questo fatto. All'alba delle 18.24 ho finito solamente la macchina. È una figata perché guardate pure le portiere che si aprono, le ruote che vanno, potete giocarci come una macchinina normale e ora è il momento di fare l'albero. Intanto vi faccio notare che fuori è completamente buio. Sapevate che c'è stata una storia d'amore tra Matthew ed Emma, ovvero Neville ed Hermione? Matthew Lewis ha dichiarato che per un breve periodo il ruolo di Neville è stato davvero difficile da interpretare, soprattutto quando nel terzo e nel quarto film ha dovuto indossare denti finti e abiti imbottiti per sembrare più grassoccio. Tuttavia, lui ed Emma Watson hanno avuto una piccola storia durante i periodi di riprese di Harry Potter e ne conservano entrambi un piacevole ricordo. Mettiamo l'ultimo ramo e boom, abbiamo il nostro platano picchiatore. Guardate che bello con la rotella che gira tutto quanto. Poi volendo possiamo andare a mettere qua dentro anche la macchina. Adesso senza farla cadere, voilà, Ma che spettacolo! Sono quasi le 7:15 e partiamo con la costruzione della busta numero 3. Prima di essere scelta per interpretare Hermione, Emma Watson ha dovuto sostenere ben 8 audizioni. Rupert Grint, che interpreta Ron, all'epoca del film aveva 10 anni e ha convinto i produttori a farsi prendere nel cast mostrando un video fatto in casa in cui faceva una performance rap. Tom Felton, che interpreta Draco Malfoy, aveva sostenuto il provino sia per il ruolo di Harry Potter sia per quello di Ron Weasley. Si era presentato senza aver mai letto una pagina della saga e quando gli hanno chiesto quale fosse la sua parte preferita, si è arrampicato sugli specchi dicendo che era la stessa del ragazzo prima di lui. Furbo, proprio come Draco. Inseriamo anche la punta, andiamo a completare la torre principale. Finito il sacchetto numero 3, procediamo con il numero 4. Esiste un vero Harry Potter, ha 80 anni, vive in Florida, a Bradenton, e ad ogni uscita di un libro o di un film è stato sommerso da telefonate, lettere e interviste in cui gli si chiede se sia lui, invecchiato, il vero Harry Potter. Naturalmente lui risponde di sì, lui è Harry Potter in carne e ossa da 80 anni. Finita anche la terza parte del castello, guardate che bella, ma soprattutto che dettagli all'interno, le bottiglie, le lanterne, qui il bastone con il calderone, gli incantesimi vari, la candela, è spettacolare. Purtroppo siamo addirittura d'arrivo, manca solo la quinta ed ultima parte del castello. Sono dispiaciuto perché mi stavo divertendo davvero un sacco. Montiamo anche questa e poi assembliamo il tutto.
Ho finito anche la quarta ed ultima sezione che ho già attaccato al castello. Guardate come rendono gli adesivi fuori. È bellissimo. Poi queste parti in mattoni e i dettagli anche qua. Lascia il martello dentro il secchio, la lampada sul tavolo, i libri, la sedia dietro. È una roba, un piacere per gli occhi. E ora direi che può partire un mini montaggio di tutti i Lego che ho costruito oggi.